La regione avvierà una procedura per passare in minoranza all'interno di Fidi Toscana. Il provvedimento è stato approvato con una risoluzione di PD e Italia Viva. Critiche dall'opposizione. Perso tempo prezioso. Presentato lo studio dell'IRPET, che prende in esame le condizioni della donna in Toscana. I dati indicano una regione che ha compiuto passi in avanti ed è stata la prima ad attuare una legge per la parità effettiva nelle nomine di carattere regionale. Matteo, siamo vicini alle medie europee. La Toscana si sfila da Fidi. L'assessore Leonardo Marras ha presentato le prossime mosse legate alla finanziaria regionale, partecipata a maggioranza pubblica. L'obiettivo è affidarsi al mercato, diminuendo la propria partecipazione azionaria e concentrarsi su Sviluppo Toscana. La regione ha chiesto agli attuali soci privati, MPS e Intesa su Tutti, di comunicare entro la fine del mese di aprile la propria adesione al percorso indicato. A quel punto l'ente regionale avvierà un'indagine preliminare di mercato per raccogliere le manifestazioni di interesse non vincolanti. La procedura pubblica si dovrà chiudere entro 6 mesi. Entro settembre 2022, invece, Fidi Toscana dovrebbe dichiarare i propri esuberi di personale. Marras ha ribadito che nel panorama attuale è venuto meno il prodotto garanzie locali di accesso al credito a vantaggio del Fondo Centrale di Garanzia e che non sono individuabili per Fidi Toscana altre linee di attività che non siano in conflitto con le linee di business delle banche socie. Al termine dell'illustrazione, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di risoluzione sottoscritta dai gruppi del Partito Democratico e di Italia Viva, che punta a tutelare il valore di Fidi Toscana, garantendo che il procedimento di selezione pubblica per la ricerca di nuovi soci avvenga in tempi brevi, rivolgendosi possibilmente a partner nazionali, e che questi esprimano con chiarezza la natura della mission che vogliono imprimere a Fidi. In aggiunta si chiede di continuare nel processo di trasformazione di Sviluppo Toscana in un'agenzia per lo sviluppo regionale in-house, rafforzandone anche la governance. La salvaguardia dei livelli occupazionali resta poi condizione imprescindibile. L'atto è stato promosso con 23 voti a favore e 6 contrari. È venuto meno il mercato garanzie pubbliche in sede locale. Si è resa necessaria una revisione degli strumenti di cui la Regione si vuole dotare per avere un ruolo efficace nei confronti del sistema economico toscano, soprattutto le piccole e medie imprese, ha detto il capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli. Le banche devono fare le banche e la politica deve fare la politica, ha aggiunto Stefano Scaramelli di Italia Viva. Oggi però è cambiato il quadro normativo. Soprattutto a seguito della pandemia si sono rafforzati gli strumenti nazionali per quanto riguarda il sostegno al credito e l'innovazione delle imprese con la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 112 sono praticamente venute meno le garanzie pubbliche di carattere locale e allora occorre ridefinire un ruolo per quanto riguarda gli strumenti di cui la Toscana ha bisogno per continuare a sostenere le imprese, per accompagnarle, per avere un effetto positivo nell'ambito dello sviluppo futuro della nostra economia. Ecco perché la proposta che ci viene fatta dall'assessore Marras a nome della Giunta trova il nostro accordo per quanto riguarda la possibilità di avere un'agenzia integrata di sviluppo complessivo che esiste già in house, ecco perché non andiamo a trasformare Fidi Toscana, perché Sviluppo Toscana è già in house, esiste già e con l'apporto di una parte del know-how di Fidi Toscana e di Sisci può rappresentare questa agenzia integrata che dia impulso e sostegno alle nostre imprese. I cittadini toscani, le imprese, i giovani non ci chiedono di controllare una banca o una finanziaria, ci chiedono di sostenere l'impresa, l'economia, di filtrare i bandi
comunitari, di essere interlocutori con i bandi del PNRR, di favorire le start-up, di favorire l'economia e il rilancio di un settore produttivo che deve creare ricchezza. Solo creando ricchezza la si può distribuire. È fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo, potenziare questa agenzia, affidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di Fidi Toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il fondo di garanzie centrali, con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorzi Fidi del mondo delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiata, il mercato è cambiato, a noi non ci chiede la legge di... La politica non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo giocare una partita differente. Quindi la nostra convinzione è quella di potenziare l'agenzia di sviluppo regionale, sostenere il mondo dell'impresa e così facendo possiamo avere, se abbiamo 20 milioni a disposizione, fare questi come dei volani moltiplicatori, cercando di accompagnare la nascita delle imprese, il sostegno soprattutto del settore commerciale, artigianale, piccola e media impresa che più di altri stanno faticando. Il provvedimento è stato contestato invece dal centrodestra, che si è visto respingere tutti gli ordini del giorno e le risoluzioni presentate. Tra i più critici, Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha posto l'accento sul tempo perso che ha avuto un costo, sul periodo transitorio che penalizzerà il tessuto economico più indebolito dalla pandemia, sull'investitore privato che oggi non c'è. Non da meno Marco Casucci della Lega, che ha evidenziato come la Toscana abbia perso ancora una volta un'occasione importante, quando invece dovrebbe lanciarsi sul treno della ripresa e delle opportunità in tempi di PNRR. Duro anche Marco Stella, capogruppo di Forza Italia. La scelta di fondo politica era già decisa. Questa è la vittoria dell'assessore allo sviluppo economico. Due anni fa, in campagna elettorale, da una parte il governatore attuale Gianni diceva che avrebbe trasformato Fidi Toscana in house. Dall'altra parte Susanna Ceccardi diffidava da comprare nuove quote di Fidi Toscana da parte della regione, quindi trasformarla in house. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese. Sta al PD governare la regione Toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. Quindi si va verso la cessione delle quote di Fidi Toscana da parte della regione Toscana e si dovrebbe concentrare la maggior parte delle attività di sostegno alle imprese, investimenti, consolidamenti delle filiere, transizione ecologica e tecnologica in sviluppo Toscana, così da farne una agenzia interna. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo senza delineare una nuova mission per Fidi Toscana. Fondamentalmente non ci convincono i tempi, perché dal 2018, quando l'allora governatore Rossi iniziava a non aver chiaro quale fosse il futuro di Fidi Toscana, abbiamo perso tempo allora. Abbiamo perso tempo quando è arrivato il governatore Gianni, perché in campagna elettorale aveva annunciato la volontà di fare di Fidi Toscana una società 100% pubblica e quindi fino ad oggi, da un anno a questa parte, abbiamo parlato di quello. Oggi scopriamo che la giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico, ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fidi. Quindi abbiamo perso tantissimo tempo. I bilanci di Fidi, non detto da me, ma detto dalla stessa società, in futuro saranno bilanci rossi, 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 ed ogni mese che passa quindi si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico, e le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che, se tutto va bene, avranno un tempo di attesa di un anno e mezzo, di due anni. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza che occorreva in Regione Toscana una finanziaria regionale, una finanziaria che facesse non solo i prestiti o che erogasse garanzie, ma che sostenesse il territorio. Abbiamo negli anni criticato la gestione di Fidi Toscana. Avevamo ragione, i conti lo dimostrano. Guardate, in 10 anni Fidi Toscana perde oltre 50 milioni di euro
e brucia oltre 109 milioni di capitalizzazioni. Di chi è la responsabilità di questa sciagurata gestione? Certamente è della politica che ha scelto, della politica che ha detto quali erano le imprese che andavano aiutate, della politica che non ha mai detto una voce critica nei confronti di quella gestione. Ecco perché oggi sosteniamo una visione diversa. Intanto dobbiamo dire che non ci sono state delle risposte che avevamo chiesto in Consiglio regionale, non ci basta un piccolo documento di 4 pagine di Prometia quando il documento complessivo è di oltre 250 pagine. Lo riteniamo un atto assolutamente sconsiderato ed anche offensivo nei confronti del lavoro dei consiglieri regionali. La decisione ha riscontrato il disappunto anche di Elisa Tozzi e Silvia Noferi. La toppa che si sta tentando di mettere è peggiore del buco, ha evidenziato la consigliera del gruppo misto. Quello che mi sconvolge è che ci si renda conto adesso che ci sono 2 società che fanno la stessa cosa, ha concluso la rappresentante del Movimento 5 Stelle. Non si è capito come mai la Regione Toscana ha creato 2 società praticamente uguali e adesso se ne accorge e si vuole disfare di quella che è nata prima. Quindi un sospetto c'è, ossia che cosa c'è dentro la pancia di Fidi Toscana? È stata veramente risanata? Come mai la Regione Toscana se ne vuole disfare? Sono forti incertezze su questa strategia. Anzitutto abbiamo perso un anno prezioso in cui Fidi Toscana aveva, come dire, portato avanti anche all'interno del CDA una politica virtuosa che potesse portare, diciamo, a una prospettiva in alto. Queste aspettative oggi sono state sostanzialmente tradite dalla Giunta, lo abbiamo visto chiaramente, si punta su Sviluppo Toscana, un'operazione che noi riteniamo molto fragile perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti per supportare il tessuto economico. Parlare oggi in un contesto estremamente complesso, in cui è partito già il PNRR, in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti, ci pare francamente una certificazione del fallimento politico della Giunta Giani, il primo vero fallimento politico. Vendere le quote di maggioranza sarà facile secondo voi? Sarà difficile, credo sarà difficile perché naturalmente la situazione contingente la conosciamo tutti e certo oggi sentirsi dire in aula che Fidi Toscana è a rischio nella propria continuità aziendale non rende naturalmente appetibile agli operatori di mercato proporsi anche per fare questo tipo di investimenti. È un'operazione che deve essere fatta se la Giunta riterrà appunto di portarla avanti come sembra in tempi rapidissimi. La Toscana fa la propria parte, ma la strada verso la parità di genere è in salita. Lo conferma lo studio IRPET, che inquadra la condizione femminile alle prese col lavoro, reddito, competenze, tempo e potere. Ancora oggi una donna su 2 non lavora perché non è possibile conciliare i tempi di vita e quelli professionali ed è costretta a scegliere fra figli e lavoro. La Toscana, con il 70,1%, risulta molto vicina alla media dell'Unione Europea, restando di poco al di sotto. In Italia le posizioni manageriali femminili sono solo al 28% del totale e la pandemia ha rallentato il processo di superamento del gender gap nel mercato del lavoro, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il nostro lavoro deve andare su più livelli, il principale è ovviamente quello culturale, ha aggiunto Ilaria Bugetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico. Io penso che serva comunque continuare, perché se anche la Toscana è una delle regioni che ha lavorato di più in questa direzione, c'è ancora tanto da fare. Ringrazio la Commissione Pari Opportunità, svolge un lavoro enorme, ha voluto approfondire quello che è ancora il gender gap che esiste purtroppo, riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, riguarda le retribuzioni, c'è ancora una differenza enorme, riguarda il numero di amministratori delle legati, i direttori generali e riguarda anche le differenze che ci sono nelle nomine pubbliche. Noi abbiamo fatto una norma, prima regione italiana, che davvero permette la parità di genere e l'abbiamo fatta con fatica, non è stato semplice. Io penso che buona politica sia quella che riduca queste differenze di genere, che riduca le disuguaglianze tra territori e la sfida collettiva va in questa direzione. La Toscana che io immagino, la Toscana del 2050, io spero davvero che si sia annullato completamente
niente, anzi, che si sia ribaltato vuol dire che abbiamo investito culturalmente nella direzione giusta. È una sfida collettiva, serve l'impegno di tutti e noi come istituzione Consiglio regionale abbiamo fatto, facciamo e faremo la nostra parte. Dobbiamo capire esattamente il punto in cui siamo e il punto dove vorremmo arrivare, quindi capire che la Regione Toscana è sicuramente nel panorama nazionale una delle regioni dove tanti passi sono stati fatti, ma tanti ancora sono da fare. Un dibattito anche europeo che parte dalle piccole cose, per piccole cose intendo i tempi delle donne, ovvero costruire tutte quelle piccole azioni quotidiane che consentano alle donne di poter svolgere al pari degli uomini alcune tipologie di lavori, ma anche creare un clima culturale dove l'uomo e la donna e le figure che si alternano nella gestione quotidiana dei lavori, della famiglia, possono avere una ripartizione equa. Per fare questo le istituzioni possono fare molto, possono dare una mano, ma prima ancora di questo c'è bisogno fin da piccoli di allevare i nostri cittadini e le nostre cittadine in una maniera diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati nel secolo scorso. E quindi avere dei bilanci e delle azioni che fin da piccoli abitano a ripartire i compiti e le risorse sia agli uomini che alle donne, ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine. Questo proviamo a fare. Nel dettaglio dello studio è poi entrata Natalia Paragoni, ricercatrice IRPET, che ha evidenziato come la disparità economica sia dovuta al tipo di impiego. Se le donne continueranno a non ricoprire posizioni di vertice, questo gap sarà difficile da colmare, ha detto la ricercatrice. Al suo fianco la padrona di casa, Francesca Basanieri, presidente della Commissione Pari Opportunità. Questa giornata è un punto d'inizio di un percorso che intendiamo avviare attraverso le province della Toscana per conoscere direttamente le commissioni pari opportunità nelle città, per creare una rete capillare di collaborazione che possa funzionare. In questa ricerca riportiamo una serie di dati quantitativi che descrivono un po' il divario di genere e affrontato soprattutto nelle varie sfere, quindi nel mondo del lavoro, con i tassi di occupazione e i tassi di attività delle donne che permangono, sebbene la Toscana sia ai livelli delle regioni del centro-nord, permangono però anche da noi, e poi ai tassi ai dati relativi al lavoro di cura che è ancora prevalentemente sulle spalle delle donne. E quindi per capire i divari di genere bisogna adottare un'ottica un po' multidimensionale e si nota benissimo come le donne guadagnino meno degli uomini perché lavorano nei settori che sono peggio retribuiti, hanno più contratti part-time e quindi lavorano effettivamente meno ore e questo porta poi a un dato composito di salari più bassi e nel futuro di pensioni altrettanto più basse. Le donne ancora fanno fatica a entrare nel mondo del lavoro, sebbene in Toscana comunque il tasso di occupazione sia piuttosto alto anche rispetto all'Italia, ma le tipologie di lavoro che vengono fatte sono sempre di un certo tipo e queste tipologie non danno l'opportunità alle donne né di crescere dal punto di vista della carriera né dal punto di vista del reddito. In più si evidenzia un aspetto: la maternità è ancora un momento di spartiacque nella vita lavorativa di una donna. Dopo la maternità, con anche soltanto un figlio, ma ovviamente la cosa peggiora con due o tre figli, comunque le donne o non rientrano nel mondo del lavoro o fanno il part-time. Comunque il lavoro di cura dei figli è sempre demandato alla donna e questo chiaramente le penalizza dal punto di vista del lavoro. All'incontro è intervenuta anche la direttrice della Nazione, Agnese Pini, una delle sole due donne a ricoprire questo ruolo nel panorama mediatico nazionale.